Ona, Mirta, sei già in postazione, Sileri pure, io direi nel passarti la palla è subito una delucidazione su quanto ha dichiarato oggi al direttore di Libero Senaldi Sileri, cioè che lascerà il governo per lavorare con Zangrillo. Partiamo da qui, lo conferma e Zangrillo la accoglie a braccia aperte, si è stufato della politica. No, allora facciamo chiarezza, perché il titolo direi massimo rispetto per il direttore Senaldi, però cioè, ascolti, è inevitabile che io lascerò il governo al termine della legislatura, perché voglio dire, la legislatura finisce il governo, poi uno quando finisce il governo ha due possibilità: o si ricandida o torna al lavoro precedente. E io non ho mai nascosto dal 5 marzo 2018 che questa per me è un'esperienza bellissima, a tempo definito, in quale metto il massimo impegno, ma che torno al mio lavoro, l'ho sempre detto. Questo sicuramente mi dà forse una libertà maggiore, mi dà la libertà di poter dire quello che penso in piena libertà, perché non dovrò essere nominato in un consiglio d'amministrazione o pensare di essere eletto o cercare voti. Faccio quello che penso che sia giusto, cioè faccio quello che penso che possa migliorare il mio essere cittadino dal 1° di aprile 2023, punto. Non ho detto nulla di strano. Veniamo adesso al Zangrillo. Se vado a lavorare nella stessa università di Zangrillo, è chiaro che incrocerò Zangrillo, ma Zangrillo fa, questo mi viene un po' da ridere, perché Zangrillo fa l'anestesista rianimatore. Allora, salvo che quando opererò magari ho tantissime complicanze, allora incrocerò Zangrillo, perché sarà il rianimatore che va a salvare i miei pazienti, ma spero di incontrarlo il meno possibile, perché io faccio il chirurgo e lui fa l'anestesista. Certo. Ecco. Dato che ci conosciamo molto bene ormai lei ed io le riconosco una grande sincerità e, come dire, franchezza. Lei è uno di quelli che ha sempre pensato che Zangrillo potesse essere un valore in questo momento, l'ha proposto al Comitato Tecnico Scientifico, insomma, diciamo che in un mondo senza che si è ombra molto di dubbio, spaccato, senza ombra di dubbio. Zangrillo, guardi, lei l'ha sempre dottoressa, stimato, io ho sempre pensato che in un momento in cui serviva. No, io guardi, stimo tutti coloro che hanno alle loro spalle un curriculum valido. Allora, Zangrillo nel 2009 si dedicò alla rete ECMO in maniera imponente, seria e costruttiva, e quindi all'inizio di questa pandemia ho sempre pensato, se c'è uno che ha aiutato nella rete ECMO, chiediamo subito a lui. Ma attenzione, io fin da subito non ho messo solo Zangrillo, ho detto Di Galli, ho suggerito successivamente i Crisanti. Ora qualcuno si arrabbierà perché magari non vanno manco d'accordo fra loro, ma vede, gli scienziati, per farli andare d'accordo li devi mettere in una stanza, farli parlare fra di loro di scienza, e poi da quella scienza esci fuori con una comunicazione un po' più semplice, perché alla fine ha ragione in quello che dice Zangrillo in alcune cose, ha ragione Galli in alcune cose che dice, ha ragione Crisanti in alcune cose che dice. Allora, questo essere giusto nelle cose che si dicono va messo intorno a un tavolo con un'amalgama comunicativa che non confonde gli scienziati, perché se Zangrillo dice il virus è clinicamente morto, me lo dice male, infelice come espressione, ma io da medico lo capisco, quindi detta a un tavolo di esperti è una cosa che è chiara. È chiaro. Detta alla popolazione è una cosa che non è chiara. Se Crisanti mi dice che servono 500... Prego.